Tanta buona per tutti ragazzi, qui è Mr. Clowderk e oggi sono qui per mostrarvi le nuove abilità che potrete ottenere pacapanciando le vostre armi. Infatti, dopo aver potenziato un'arma la prima volta al costo di 5.000 punti, potrete potenziarla nuovamente per 2.500 punti. Fatto ciò potrete ottenere un'abilità bonus per l'arma che sarà scelta casualmente tra le 5 esistenti che ora andrò a mostrarvi. La prima è Alto Forno, un'abilità niente male che andrà a infiammare uno zombie e tutti coloro che si troveranno vicini uccidendoli. La seconda è Cavo Inerte, un'abilità che andrà a dare la scossa agli zombie. Personalmente la ritengo abbastanza debole. La terza è Fuochi d'Artificio, ossia un potenziamento che andrà a creare dei fuochi d'artificio all'interno del quale ci sarà un'arma che ucciderà alcuni zombie. Anche questa è un'abilità piuttosto forte. La quarta è Muro di Tuono, molto simile all'effetto della pistola fulminante. Infatti andrà a creare un getto d'aria che spazzerà lo zombie colpito e tutti coloro che gli saranno vicino. Sicuramente non è una delle più forti. In ultima troviamo Trasformato, che personalmente ritengo la miglior abilità per raggiungere round elevati. Il suo effetto è quello di trasformare lo zombie colpito in un alleato, alleato che ucciderà gli altri zombie facendogli risparmiare molte munizioni. Bene ragazzi, il video termina qui. Come sempre io vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, a passare al nostro sito web per altre guide e noi ci vediamo nel prossimo video.